Intanto quanto assegnava? Ma in realtà diciamo che ci rendiamo conto che questo può generare, come dire, polemiche, osservazioni, critiche e così via. Molto spesso siamo chiamati a fare ricerche per verificare alcune ipotesi di cui si parla nell'attualità politica. Non è la prima volta che lo facciamo. Qualche settimana prima abbiamo fatto una simulazione della ripartizione dei seggi a partire, diciamo, da una serie storica di risultati piuttosto ampia per capire quale sarebbe, quale potrebbe essere il Parlamento nel caso appunto di adozione del cosiddetto Germanicum, cioè una legge elettorale diversa rispetto a quella attuale, una riduzione dei parlamentari. Allora, per venire subito al punto, si stava parlando da diverso tempo della possibilità che Conte potesse fare un suo movimento politico, era già avvenuto anche in passato con altri leader politici, alcuni dei quali poi hanno dato seguito a questa ipotesi, mi riferisco a Matteo Renzi per esempio, e quindi abbiamo provato a verificare quello che potrebbe essere il potenziale. Il metodo che utilizziamo è molto semplice, chiediamo l'orientamento di voto per tutti i partiti da parte del campione intervistato, successivamente formuliamo l'ipotesi, chiediamo qual è la probabilità di voto per un soggetto politico nuovo, con in questo caso a capo il Presidente del Consiglio Conte, e a tutti coloro che indicano che sicuramente o probabilmente voterebbero, che rappresentano l'elettorato potenziale, chiediamo ma lei cambierebbe il voto che ha appena espresso alla domanda precedente, e recuperiamo solamente coloro che dichiarano esplicitamente che cambierebbero il proprio voto. Il dato a cui insomma, è arrivato il partito di Conte è pari al 14%. E evidentemente in chiusura di articolo io ho sottolineato che si tratta di una fotografia. Siamo abituati a una forte volatilità di voto negli ultimi tempi. Ho sottolineato che questo dato tiene conto della popolarità elevata del Presidente del Consiglio, che ha avuto un aumento di consenso in occasione della pandemia, ma sottolineavo che con una possibile crisi economica questi dati sono destinati molto probabilmente a diminuire, e ricordavo anche che il profilo istituzionale giova nel momento in cui si scende in campo, bisogna fare i conti con la dura realtà della lotta politica, e chiudevo appunto ricordando l'esempio del professor Monti, che è stato uno dei leader più apprezzati. Inevitabilmente ci si ferma sul dato, il commento e le analisi di solito passano in secondo piano. Quindi sulla prima parte, beh, ognuno sceglie naturalmente. Allora vado da Lorenzo Pre